La vita, aspetta, prima di rispondere, vediamo se la telecamera va a riprendere questa risposta che... No, dai, qui c'è la domanda, qui pare che sia grande, eh? Biagio, liberati, non so, eh? Adesso, la domanda che ha fatto quella ragazza è perfetta, perché io sono un esempio di uno che va a rompere le sue... È un momento di privacy, o no? O te l'ha già rotta la privacy? No, ma attenzione, lei ha avuto una domanda molto molto precisa, nel senso dice, ma quanto influisce questo sconvolgimento della vita privata? Perché alla fine poi diventa pubblica la vita, perché ogni cosa che fai, ogni atteggiamento che hai viene poi pubblicata e quindi resa pubblica, appunto. Però... Beh, quello che si dice è il prezzo del successo. Del successo. Il prezzo della popolarità. Non ci lamentiamo, non ci lamentiamo, non facciamo neanche finta di lamentarci, perché se non ci fosse sarebbe peggio. Sì, guai. Giusto? C'è gente che si spara perché non gli rompono la privacy. Però invece c'è anche il fatto che probabilmente alcune cose mi farebbe piacere tenere nascoste. Le cose della vita, quando arrivo a casa mia, chiudo la porta, mi piacerebbe diventare Biagio Antonacci e uomo della sua famiglia. Lascia che sia una favola mia, se credi che le mie parole fanno solo rumore, rumore, rumore. A questo punto devo precisare dove sono. Sono all'ITCC, Istituto Tecnico Commerciale di Bergamo, sì. Quartiere Colognola. Sì. Colognola, cosa ho detto io? No, Colognola. E non è a caso che viaggia qui, perché il suo tour parte da Bergamo. Da Bergamo, siamo, sì. Ti sei immerso, è una full immersion di ragazzi in mezzo a questi studenti. Ecco, questo è il tuo rapporto con la scuola? Siamo un po' invidiosi. Come studente, e rimpiangi qualcosa o sei contento di non esserlo più? No, contento di non esserlo più, no, perché, ripeto, appena sono entrato mi è venuta quasi la nostalgia di... No, veramente, ma poi diventerete anche voi più grandi, ve ne renderete conto anche voi domani. No, mi manca il fatto di... mi manca la loro complicità tra di loro, mi mancano le battute in silenzio quando il professore... I bigliettini, mi mancano i suggerimenti, eh? Mi mancano gli amori di questo periodo. Vabbè, cioè, mi manca tutto quello che è questa. Io adesso ho interrotto, me ne vado, vi rilascio al vostro programma. Ogni tanto arriverò. Grazie. Prima dell'amore, prima di tutto tu dovresti stringermi forte e farmi male. Se andassi dai medici e ti dicessero che hai ancora un giorno di vita, adesso non riprendermi qua perché sto dicendo una cosa alla quale bisognerebbe rispondere con un gesto. però e sei come le mie mani, anche in generale, anche in particolare, se pensa le parole che dice nelle sue canzoni, ciò che esprime è veramente ciò che sente, perché in questo caso penso che qualche cantante italiano come così. Per una questione di rispetto nei confronti dei colleghi non parlo mai della musica degli altri, quindi non mi soffermo su quel nome che tu hai detto. Però sicuramente le persone che conosco io, vicine a me, gli artisti che ho nominato prima, che sono le persone che conosco, so che scrivono con il cuore quello che dicono.